perché risparmiamo o perché il denaro è importante per noi. Abbiamo detto all'inizio di questo video che la sicurezza è uno dei temi, no, importanti legati al risparmio. Sì, ma chiediamoci cos'è la sicurezza. Cos'è la sicurezza per noi? Per me, ad esempio, la sicurezza è dare un futuro ai miei figli, e questo si porta dietro tutta una serie di azioni che si portano dietro anche il risparmio. Per voi potrebbe essere qualcosa di diverso. Allora, chiedersi, farsi questa semplice domanda, cercare di capire cosa c'è dietro la sicurezza, ci permetterà anche di definire quelli che sono gli obiettivi di vita su cui agganciare il risparmio. Possiamo sintetizzare che il risparmio è qualcosa che ha in qualche modo a che fare con l'equilibrio, no? L'equilibrio tra il noi oggi e il noi futuro, con lo scopo, cioè abbiamo bisogno di un obiettivo per renderlo in qualche modo chiaro, ma anche ha a che fare con la continuità, cioè è una sana abitudine che si costruisce nel tempo.